Questo video riguarda i migliori 3 caldaie a pellet. Il vincitore della qualità nel nostro caldaia a pellet va al Nordica PK20. Camera di combustione in acciaio ad alto spessore di materiale. Portafuoco e ciotola di combustione in ghisa. Scambiatore di calore tubolare con pulizia automatica. Cassetto cenere estraibile. Caricamento del pellet dal davanti. Vasca di combustione autopulente. Resistenza di accensione in ceramica. Pompa di circolazione con controllo PWM. Motori senza spazzole per la carica dei pellet. Sensore minimo nel serbatoio del pellet. Sonda nella camera di combustione. Dispositivi di sicurezza per la temperatura e la pressione. Valvola di sicurezza 3 bar. Serbatoio di espansione. Ventilazione. Possibilità di uscita dei fumi sul fondo posteriore, lato sinistro. Connessioni idrauliche in alto. Ruote per facilitare lo spostamento. Innovativo sistema adattivo per la regolazione costante e il mantenimento dell'aria di combustione nel tempo. Display Black Mask con Wi-Fi integrato. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il caldaia HP15. Termo, rivestimento in acciaio verniciato, cassetto cenere, braciere autopulente in ghisa da 12 mm di spessore. Scambiatore di calore con pulizia manuale, termostato di sicurezza. Pompa di circolazione, vaso di espansione, valvola di sicurezza 3 bar. Con cronotermostato settimanale e console touchscreen. Portafuoco con sistema di raffreddamento aria per l'incremento di efficienza termica e diminuzione di perdite di calore. Predisposizione per termostato esterno. Dimensioni mm, 560x733x1307 mm. Consumo orario 3,5 kg, ora. Metri cubi riscaldabili 435. Potenza 16,9 kW. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premio nel caldaia a pellet è il Thermoflux TF PK Eco. La caldaia a pellet Ecologic è dotata dell'ultima generazione di una camera di combustione appositamente progettata che consente un'alta temperatura di combustione e quindi un elevato sfruttamento dell'energia. Il TF PK Eco ha un sistema di pulizia automatica della griglia e dello scambiatore di calore che assicura l'accensione e il corretto funzionamento della caldaia. La pulizia del cassetto delle ceneri e la rimozione della polvere, serbatoio dei pellet, sono gli unici compiti eseguiti dall'utente durante la pulizia. L'intervallo di svuotamento dipende dalla qualità del pellet e dal tempo di funzionamento. La pulizia completa della caldaia è richiesta una volta ogni 1000 ore di funzionamento o dopo aver bruciato 4 tonnellate di combustibile. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.